mi sono aggiudicato questo titolo italiano nell'ultima gara dei campionati italiani a Bassano del Grappa e sono onorato di aver conseguito questo titolo. Un risultato inaspettato, visto che lei si è approcciato a questo sport da appena un anno e mezzo. Sì, diciamo che non ce l'aspettavamo. Abbiamo lavorato duro e all'improvviso questo sogno si è realizzato inaspettatamente e siamo molto felici. Lei si è appassionato a questo sport e è entrato a far parte anche di una squadra. Sì, la THT di Chiavari, che è la squadra che ha messo su il campione olimpionico Podestà insieme alla moglie. È un team emergente, fondata dalle persone splendide. Mi hanno dato la possibilità di incrementare, di raggiungere, diciamo, questo sogno. A proposito di sogni, l'emozione di essere campione italiano. Diciamo che è stato veramente un attimo. Si è capito all'ultimo perché negli ultimi 500 metri mi sono brillati gli occhi, ero lì, ero secondo e mi è salita una forza incredibile e ho tagliato il traguardo primo e da lì in avanti è stato realizzato questo sogno inaspettato e siamo felicissimi. A proposito di tenacia, lei ha anche conquistato un record mondiale qua a Palermo, alla Strapalermo. Sì, io ho usato l'esoscheletro, si chiama Rewalk, diciamo, un ausilio che serve per fare qualche passo. Avevo sentito dire che avevano fatto un record di 11 km e io per gioco con mio fratello all'Astra Palermo siamo messi a camminare. Pian pianino abbiamo fatto 12 km e abbiamo battuto questo record mondiale. È stata un'impresa in mezzo a 10.000 persone, un'emozione incredibile. E da lì è iniziato tutto la mia passione, diciamo, per fare questo sport e poi mi sono cimentato sull'hand bike e ho iniziato da lì in avanti a fare agonismo. Chi le ha trasmesso tanta tenacia? Diciamo che forse i miei genitori, perché mio papà non c'è più dall'83, che era agente della scorta del Giuce Chinnici, e mio papà mi ha sempre detto: la vita è fatta di uomini e uominicchi. Tu mi ha alzato in braccio dicendomi: tu sei un uomo, quindi vai avanti. E da allora mia madre me l'ha sempre ripetuto fino a quando me l'ha trasmesso, e da allora ho sempre detto: bisogna essere sempre uomini, quindi andiamo avanti. E anche se la vita mi ha fatto qualche sgambetto, mi sono sempre rialzato, anzi, ora corro, quindi siamo felici di correre e raggiungere questi sogni.